all good things come to an end. But before they do, let's enjoy the ending. Ciao, I'm Tommy. I'm an Italian filmmaker, and I'll admit, I always kinda underestimate my country. But not being able to travel due to the global pandemic, I decided to make up for it by visiting Italy in the most exclusive way possible. My goal is to see the most incredible properties for sale around Italy, enjoying and experiencing the flavors and emotions that these magnificent places have to offer. So, subscribe to my channel and venite con me. Andiamo! Good morning, Pantelleria. It's 5 a.m. and today is my last day in Pantelleria. This means I still have 24 hours to enjoy this fantastic place. I'm thinking of a little ride that leaves from where I'm staying and makes these stops circling the whole island until I get to the Largo d'Elefante, one of the most important wonders here in Pantelleria. I think we are ready to go. I'll show you later why I'll need a second helmet. First stop, since the trip is long and I need energy, is breakfast. Buongiorno. Buongiorno. Volevo prendere una brioche. Sì, come la facciamo? Io farei cioccolato col zucchero. Ci vuole anche la panna. Fantastico. Wow. Grazie, come la mangio questa? Dopo voglio vederti mangiare anche questa. E beh. È una brioche ripiena con gelato al cioccolato e cappero di Pantelleria e un po' salatino. Buonissimo. I'm not sure this is traditional, the ice cream with cappero di Pantelleria. So good. E lei lo chef. Bravissimi. Buono. After a big breakfast and making some friends, I was ready to leave for the second stop. The Valley of Monastery. La Valle del Monastero. In this area, a large part of the Passito is produced, a typical sweet wine of Pantelleria. Next stop, the airport. I have a friend who is waiting for me, Roberta, or Globe Travel Diary on Instagram, a Sicilian content creator who will join me on the last stops of my tour of this island. And since it's lunch, I have a place in mind to bring her to try something typical.
Giancarlo's Farm con Sakifi. Così? Con le mani? Sì, con le mani. Questo sono più minuscoli. Questo è un cappero piccolo ed è quello più croccante, è più duro rispetto a quello un po' più grandetto come forma, che all'interno si è sviluppato il fiore, quindi diciamo abbastanza salato, però questa è la caratteristica. È buonissimo, croccante. Ne mangio ancora uno. Vai, vi faccio assaggiare questo patè di cappero e mandorla tostata. Potrei morire mangiando sta roba. Buonissimo. Puoi usare questo prodotto anche per fare delle paste super veloci, certo. Oppure insaporire un piatto come un'insalata di riso. Adesso vi faccio assaggiare un pesto di pomodoro secco. Buono. Pomodoro secco coltivato senza acqua? Sì, è un pomodoro secco di Pantelleria autoctono che si chiama Ushirasune. Che dillo tu? Ushirasune. Ushirasune. Esatto. Quando fai un buon lavoro in campagna e riesci a stare attento a tutta la coltivazione, dall'inizio alla fine puoi fare dei grandi prodotti. L'importante è stare attento alle lavorazioni. Certo. Per ora è il mio preferito. Non lo so qual è il mio, forse il primo. Il prodotto viene coltivato tutto a Pantelleria da noi, è un prodotto che viene pastorizzato, etichettato, quindi fatto delle analisi e quant'altro, quindi c'è un lavoro dietro un vaso di questi. E invece il nome? Allora, il nome Consa Kif significa consa, condire, in pantesco, dialetto pantesco. Kiffi, il gusto del buono, il senso del gusto, quindi condire con gusto. Questo è di cappero e pomodorino. Poesia. Ma questo si sente. Com'è? Fantastico. E invece era di cappero e acciughe. Mi hanno detto di fare uno scherzo. Mi hanno detto di farti uno scherzo. Assaggio bene. Però mi sono scusato. Hai fatto bene. Non lo volevo fare, però hai fatto bene. Ma mi è piaciuto. Hai visto? Hai visto? Hai imparato qualcosa. Dai, sei sopravvissuta all'acciuga. Pazzesco. Dal cappero piccolino, da questo qua, cresce man mano, si sboccia un fiore bianco. Sì. E dal fiore bianco poi arriva il frutto del cappero. O cucunci, che è questo di qua. C'è dentro l'acciuga? No. Nascosta? No. Come, ti piace? Buono. Stomach, thanks to Giancarlo and his products, I headed towards the lighthouse with Roberta, a magical place overlooking the sea. Io ho sempre viaggiato con la mia famiglia, era sempre una cosa che facevamo ogni anno, però in Italia. Non eravamo mai andati all'estero, finché poi nel 2007 siamo andati per la prima volta a Parigi. E lì mi si è aperto praticamente un mondo. Io avevo 12 anni e quindi ero una ragazzina facilmente impressionabile, cresciuta con l'idea di Parigi. Amore a prima vista. Considera che da quel momento in poi ci sono tornata 6 volte. Abbiamo una cosa in comune, cioè l'amore per Parigi. Sì. Bellissima. La mia città preferita. Quindi da quel momento ogni estate il viaggio è diventato un viaggio all'estero. Fondamentalmente un viaggio per conoscere una cultura diversa. Poi da lì è diventato normale, è diventata la mia quotidianità. Prendo più aerei che autobus, considera per ora. Però casa è casa. Sì. Soprattutto in questo periodo non penso che sarei riuscita ad affrontare il Covid e la pandemia da qualche altra parte. Per dire, io potrei vivere in questo momento in Olanda perché sto facendo il master.
però volontariamente ho deciso di restare a casa. After saying goodbye to Roberta, there was still one more place to visit before leaving. Elephant Arc was the right place to end this trip and say goodbye to the island one last time. An island made up of incredible places, wonderful dammusi, unique dishes, and special people. In a nutshell, a small island that has really been able to wow me. And yeah, when a place like Pantelleria touches you, you can't help but take some back with you. I suggest you visiting Pantelleria and watching the previous videos in case you missed them. With that said, guys, thank you for watching this video, and I'm pretty sure I'll see you on the next one. Bye, guys!